I dati parlano chiaro. 100.000 giovani del Sud Italia ogni anno vanno in fuga all'estero per cercare un futuro. Basti pensare che nel 2015, nella fascia d'età fra i 15 e i 24 anni, si sono persi 7.000 posti di lavoro rispetto all'anno precedente. Le statistiche dunque non sono incoraggianti, ma nel Vallo di Diano sono tante le realtà che credono nel potere dei giovani ed investono proprio su di loro. Una è il Circolo Banca Montepruno, che insieme all'Istituto di Credito ha messo in campo una serie di iniziative per inserire i giovani nel mondo del lavoro. Vorremmo, con i nostri messaggi, quelli che stiamo portando avanti, tra l'altro insieme a tanti giovani, insieme all'Associazione Montepruno Giovani, insieme al nostro circolo, insieme alla banca, vorremmo trasmettere a questi giovani tanti interessi. Per questo il circolo negli anni passati, ovviamente in collaborazione con la banca e supportato dalla banca, ha immaginato di portare nelle scuole un progetto Idee al Futuro presso le scuole di tutti gli istituti superiori del territorio facente capo alla banca. E quindi abbiamo dato degli spunti di riflessione, i ragazzi hanno scritto degli elaborati, abbiamo fatto una commissione e devo dire che abbiamo avuto dei progetti da parte di ragazzi di 18, 19, 20 anni massimo, veramente di eccezione, che abbiamo anche poi premiato in un'apposita manifestazione. E poi l'attenzione verso i giovani con particolari problematiche, con il progetto Solidarietà e Lavoro, che prevede la creazione di una borsa di lavoro per garantirgli un impiego temporaneo per la durata di 6 mesi, grazie al finanziamento del Circolo Banca Montepruno, della Banca Montepruno stessa e degli imprenditori che hanno aderito all'iniziativa. Il nostro non vuole essere un puro e semplice contributo economico, sarebbe troppo riduttivo e troppo umiliante, aggiungo io, ma vuole essere anche un momento per far sì che questi ragazzi apprendano un determinato lavoro, soprattutto in certi mestieri, in certi campi dove l'artigianato, per esempio, sta scomparendo.